Yesterday a child came out to wander. Caught a dragonfly inside the jar. Fearful when the sky was full of thunder. And tearful at the falling of a star. La rivoluzione a cui Basaglia è giunta è stata preceduta da una breve fase, breve ma intensissima fase, nella quale anche Basaglia realizzava pensieri, immagini come queste che stasera qui, grazie a voi, sono, per così dire, sgorgate. Voi sapete che le parole cambiano, no? Il mondo. Voi sapete che dire follia, ricordatevi, è una cosa ben diversa che dire pazzia. Cancellate dal vostro vocabolario, no, dal vostro linguaggio, parole che abbiano già dentro di sé una carica negativa, terribile. Le parole che sopravvivono sono anche quelle, anche qui penserete che questa è una psichiatria del tutto irreale, ci sono alcune parole che sopravvivono grazie alla loro musicalità. Vi sorprendete? Che differenza c'è fra debolezza e fragilità? Nessuna differenza. Fragilità implica però immediatamente una condizione di debolezza che però è riempita anche di speranza. Questo è un esempio. Quando io parlo di pazzia, sia che lo voglia, sia che non lo voglia, anche inconsciamente, io nutro, io mi allontano dalle persone che ho dinanzi a me. Pazzia, le parole che usiamo e che gli altri sentono poi, riaprono istantaneamente ferite che possono essere poi anche inguaribili. Follia, a parte Brentano, certo, sentite, no? Come comunque una parola più gentile, più musicale. Non parlate di matti, perché anche questa è una parola che comunque, che lo si voglia o che non lo si voglia, separa, crea distanza e crea anche implicitamente violenza. Se volete, qui magari esagero, non parlate di utenti per parlare di persone straziate che vanno, che vengono negli ambulatori a chiedere aiuto come se fossero degli utenti del gas ai quali bisogna dare quella determinata quantità di cose. Delirio, mettetevi nei panni di una persona straziata. Le circostanze della vita in queste settimane, una madre il cui bambino di 11 anni muore, sono cose queste che cito rarissimamente, che cito solo quando so, sento, intuisco e senza sbagliare, che sono cose che si possono dire perché le cose che dico si riflettono in tanti specchi che comunque sono quelli che colgono delle cose che dico il senso più profondo. Che cosa dire? Che cosa fare dinanzi ad una madre che dice che va da uno psichiatra, per parlare, per dire di qualcosa di indicibile.
quali parole sareste capaci di dire ad una persona che va da uno psichiatra, sente che abbia bisogno di aiuti psichiatrici, ha bisogno di incontrare, se la incontra, una persona che magari non ha quelle doti, quella capacità di interpretare il silenzio, che in questa, che è una fase che precede quella più propriamente medica, psichiatrica, della diagnosi, non c'è incontro con un paziente, con una paziente, che si possa, è un po' complesso il discorso, ma a volte occorre farlo, non c'è incontro, colloquio medico, colloquio psichiatrico, e anche questa è stata, ne parlavamo in viaggio, una bellissima intuizione di Basaglia, non solo sua. Se lo psichiatra, ma anche ciascuna di voi, ciascuno di voi, quando abbia a che fare, non dico nella propria famiglia, ma anche solo negli incontri che avete, nelle pazienti o nei pazienti che andate a visitare, ecco, se non siete consapevoli del fatto che le parole che dite hanno un'importanza drammatica nell'aiutare oppure invece nell'accrescere l'angoscia, la sofferenza, in questo caso di una madre, avete il coraggio di riconoscere che talora le parole sono incapaci di trasmettere solidarietà e che qualche volta solo il silenzio, riuscite a riempire i silenzi che magari avete con persone che stanno male, che soffrono anche solo di una malattia tumorale, che è quella che oggi è ancora comunque sul piano delle risonanze psicologiche non sono molto diverse da quelle che nascono da una malattia di natura psichica. In questo, in quell'esperienza che io ho fatto nel manicomio di Novara, ripeto, senza il quale le storie cliniche, anche quelle di questo libro, non sarebbero state scritte, perché al di là dei cambiamenti rivoluzionari in un piccolo manicomio sono cose che ho scritto, non dico qui soltanto, i pazienti si potevano seguire anche per 2 ore o per 3 ore, perché anche l'interruzione, mi seguite, di un colloquio medico, di un colloquio che voi potete avere con una persona che vi incontra magari in strada e che amica vi parla di sé, cogliere il momento in cui si possa interrompere quel colloquio è una delle cose più difficili, più complesse della vita, ma anche più complesse di chiunque si occupi di psichiatria e di psicologia. Interrompere un colloquio un attimo prima che non si abbia l'intuizione che la paziente o che il paziente che ha che dinanzi a noi riconosca conclusa per quel momento la sua odissea, questo è anche un errore tecnico. Significa distruggere istantaneamente tutto il tempo che si era prima dedicato a questa paziente. E capite che come pattinare su un ghiacciaio che possa da un momento all'altro rompersi, no? Ma questo per dire che in psichiatria, soprattutto, ripeto, in questo piccolo manicomio, ho letto anche che Jung ha espresso una volta considerazioni analoghe. La propria cultura psichiatrica serve fino ad un certo punto. Nelle esperienze che facevo
nel manicomio di Novara, sono cose scritte, ripeto, alcune infermiere, alcune suore avevano più doti di intuizione che non quelle che avessero gli psichiatri. Io stesso a volte rimanevo stupefatto dinanzi a intuizioni alle quali, sinceramente, non ero arrivato. Dico questo per dire come anche non si possa fare psichiatria, secondo me, senza avere costantemente la coscienza del limite. Altro grande tema del libro, se volete, ma anche il grande tema della psichiatria, grande tema oggi del confine, è un tema questo di cui si parla in psichiatria, in sociologia, filosofia. Se si parte dalla concezione dello psichiatra, anche come cardiologo, chirurgo, appunto, non ha limiti sul piano della conoscenza, sul piano delle intuizioni di quello che il paziente ha, questo è uno psichiatra pericoloso ai miei occhi. Nel senso che oltrepassare il limite in psichiatria, qualche volta, può portare anche, e non faccio del terrorismo, può portare anche a quella che, come sapete, è l'esperienza. Non uso esperienza nel modo con cui l'avevo enunciata prima, no? Quanta più esperienza noi abbiamo, tanto più diventiamo incapaci di cogliere la vita che cambia di attimo in attimo. Quante volte anche in voi i pensieri si nascono, si acquattano, rinascono, possono anche nel ascoltare chi parla di temi in fondo a volte così complessi, ma anche certo non elegiaci, come il tema della psichiatria, quanti pensieri contemporaneamente nascono in voi, come anche in qualche modo nel momento in cui io devo scegliere le parole da dire, evitando quelle che mi possano sembrare oscure oppure ancora più problematiche, sono sempre dinanzi al limite che devo disperatamente cercare di non superare. La psichiatria è anche questa. Allora, le parole, ricordatevi che le parole, questo lo dico sempre, sono altre immagini da sequestrare nella memoria, sono creature viventi. Che cosa significa? Significa che le parole vivono, sono creature, soffrono, sono capaci di allargare il cuore alla speranza oppure di portarla alla disperazione. Le parole sono, questa è una definizione di un grande scrittore austriaco, Hofmannsthal, sono, ascoltatemi bene, questa è una metafora splendida sulla quale bisogna però riflettere un attimo, in qualche modo si riassume il discorso che posso fare sulle parole. Le parole sono prigioni sigillate dal mistero, si sembrano fuochi di artificio. Ripensateci, se alla conclusione di questo nostro incontro, che per me certo è uno dei più fecondi, devo dire, non so per voi comunque, dei più fecondi che abbia potuto avere, svolgere, posso anche arrivare al punto di dirvi parole, prigioni sigillate dal mistero, è un invito a guardare alle parole con un'attenzione che spesso, certo, non abbiamo, che possiamo tranquillamente non avere nella nostra vita quotidiana, ma che diventano indispensabili
nel momento in cui un qualunque medico, cardiologo, oncologo, adesso ho letto qualche tempo fa un libro di un oncologo, il più famoso di Francia, Oncologia, che diceva che i binari che portano alla cura di un tumore sono, certo, la chemioterapia che oggi si trasforma fortunatamente in immunoterapia, la radioterapia, la chirurgia e poi, quarta sorella sfortunata, le parole che l'oncologo sa dire alle sue pazienti e ai suoi pazienti. We can return, we can only look behind from where we came and go round and round and round in the circle.